Ciao, auguri. Sì, arrivo. Pronto, secondo, sei tu? No, Massimo. Sono Massimo, Flora. Ascolta, si può sapere che cosa ne hai fatto dei ragazzi? Mi ha telefonato la direttrice dicendomi che a scuola non ci sono. Come sarebbe? Ma se li ho con... ho capito. Penso io, ciao. Quelle peste sono andate al casting. Allora sei venuto? Sì, anche se mi domando perché. Che cosa inventerai adesso? Tu hai raccontato a Massimo Di Lorenzo, vero? Sì, certo. Su potremmo questo non c'è niente altro da dire. Un accordo, cuginetto. Secondo! Ma sei pazzo, stai facendo? Esci da questa casa! No, calmati, aspetta! Te la devo dire, mi stava molestando! Ti ho detto che mi molestava! Non è vero! Ma figurati se la molesto, ti sto mentendo perché tu non credi a quello che ti ho detto di lei e di Lorenzo! Menti, sto mentendo! Secondo, sei un bugiardo, sparisci da questa casa! Io bugiardo, ma come... Sei un bugiardo! Tu sei cieco. Ero cieco, sì, completamente cieco. Pensavo fossi più sveglio. Perdonami, non averti creduto, ti prego. Ma che in fondo, chi poteva immaginarlo, capisci? Lui si presenta così per benino. Te lo dicevo che mi stava molestando, sì. Che paura. Sì, è un bugiardo, sì. Traditore, sì. Io devo avvisare fuori. Io bevo Carabin perché è dolce come la tosse e ti scioglie tutto il miele. No, senti, è dolce come il miele e ti scioglie tutta la tosse. Non è così difficile, sono 20 volte. È la prima volta che lo fa, abbi pazienza. Non ficcare il naso in cose da grandi, Thomas. Ma io sono grande, che credi? No, per favore, fammi riprovare. No. Stavolta la faccio basta, bene, giuro. Basta, facciamo su, una cosa. Se... Per favore, è una ragazzina, che ti costa? Falla riprovare, su. Dai. Va bene, riprovala. Falla un'altra volta, prova ad essere un pochino più disinvolta, sì, e soprattutto certo, concentrati, eh? Bene. Eccoti qua, presa con le mani nel sacco, come osi venire senza permesso? Come senza prego, permesso? Sì, senza permesso e fuggendo da scuola. Maria la copre in un imbroglio del genere e voi lavorate con minorenni senza autorizzazione. Thomas, vieni qui. Voi due mi sentirete. Io non c'entro. Volevo dirti che ho notato la tua maglietta, che è bellissima e... Grazie, è vero. Certo, senti, vorresti fare un provino per un casting? Avresti grandi possibilità, hai il viso perfetto, ti va? Io? Sì. Ciao, Bada. Stai facendo i conti per la palestra? E come va la palestra, bene? Direi proprio di sì. Molta gente e presto ci butteremo sul mercato internazionale, quindi va bene. Qualcosa non va, Bada? Sì, è che ho da fare una montagna di conti e devo essere concentrato, pensare. Quindi se vuoi dare fastidio a qualcuno, vai dal tuo ragazzo, chiaro? E tu vattene pure a dare fastidio alla tua biondina dai boccoli tutti d'oro! Amore! Come stai? Bene? Come hai dormito, tesoro? Buongiorno. Bada, dacci un taglio, perché questa situazione è orribile. Ti prego, stai al gioco, non lasciarmi umiliare davanti a quello. Vieni a berti una cosa, qui dietro noi due soli soletti. Cos'hai, Sofia? Niente, è Bada con quella biondina dai boccoli d'oro che mi innervosisce. Mia cugina. Tua cugina? Beh, ti informo che il tuo migliore amico sta con lei. Cosa? Ma come vi viene in mente di saltare la scuola? È sbagliato. A che cosa stavate pensando, eh? Perdonami, Flor, ma fammi restare al capannone con te. Tu sta zitto, faremo i conti dopo. Se fossi un po' più aperta non sarebbe successo. Un po' più aperta? Ascoltami, signorina. Massimo e io cerchiamo di proteggervi. Se vorrai fare la modella più in là, studierai e lo farai. Ma io non ti lascerò andare con il primo incantatore che incontri, è chiaro? Pronto, Florencia Fasarino, questo è il telefono del signor Segundo. Rispondo io perché al momento... Flor, sono io. Ah, Segundo, che strano, non è apparso, cari tu. Sei con i ragazzi? Sì. Ah, beh, così prendo due piccioni con una fava. Devo parlare con te e dare dei regali a loro. Regali? No, fuori discussione. I ragazzi non meritano nessun regalo perché si stanno comportando male. Però, se ci tieni, sto andando al capannone. Ma dove siete?
All'angolo di via Rego. Ah, restate lì, arrivo subito, sono vicino. Bene, ciao, a tra poco. E noi andiamo avanti perché non ho ancora finito con voi due. È pazzesco, non ci credo. Cosa stai facendo? Sei pazzo? No, abbiamo già abbastanza problemi. Un momento, è una bugia pietosa ma necessaria. Perché? Per chi? Come per chi? La vedi, la vedi? Sofia è tornata dal Brasile fidanzata con quel busto e io non ho una ragazza. Per favore, no, sta al gioco, è una finta. No, no, mi hai appena baciata la faccia della finta. Ha ragione, lasciala in pace. Reggimi il gioco, amico. Sofia non deve sapere che lei non è la mia ragazza. Ah, non è la tua ragazza? E perché allora mi hai mentito? Non ti arrabbiare con lui, Sofia. Lui ti ha mentito perché era geloso. Sta zitta. No, lasciala parlare. Beh, non sapeva come dirtelo. Questo ti ha mentito. Allora, tu non sei la ragazza del mio ex cicciolino. No, io sono la ragazza di Franco. Cosa? Stai con tuo cugino. Delfina, non devi sentirti in colpa. Tu non c'entri niente. Sì, lo so, certo, però è che forse io sono così tanto aperta, così tanto alla mano, tanto buona, che lui ha finito per fraintendermi. Però non era mia intenzione. E ora io non so cosa fare, perché devo vederlo tutti i santi giorni. Calma, calma, non ti preoccupare. Ci penso io a fare in modo che non entri più in questa casa. Grazie, amore mio. Adesso calmati e rilassa. Mentre io ti vado a preparare un tè. Amore, il mio orsetto buonissimo. Grazie, amore mio. Grazie. Grazie. Com'è andata, figliastra del mio cuore? Com'è andata, tesoro? Raccontami. Oh no, che c'è? Vittoria! Non sai come ho recitato, saresti impazzito. Come minimo meritavo l'Oscar. L'Oscar. Meraviglioso, tesoro. Ogni volta reciti meglio. E come piange. La tua mammina. Sì, guarda come piango, lacrime vere, incredibili, no? L'unica cosa è che sì, ho dovuto fare un sacrificio spaventoso. Che cosa hai dovuto fare? Ho dovuto baciare Segundo. Sai com'è? Oh, che orrore, santo cielo. E come bacia, raccontami. Ma lo immaginavo meno. Oh, com'è andata la mia contessina? Ha ingannato il conte! Lo sapevo! E per questo ho portato qualcosa per festeggiare. No. Il miglior champagne, quello che rende spumeggiante mia suocera. Quale? Riserva speciale del 60. Oh, ma vai! Festeggiamo! No, festeggiamo, vai via! Può arrivare Massimo, vattene! Non fare lo scemo, vattene subito! Se c'è una cosa che vuoi, è lo champagne. Lorenzo. Un'auto di corsa, ma sei grande, sei mitico, grande, Roberta. Beh, è divertito, è un pallone, vedi, andiamo a giocare. Fate attenzione. Ragazzi. Oh, Segundo, non dovevi portarli niente. Ma lasciali stare, lascia che si divertano, sono bambini. Si sono comportati male, comunque ti ringrazio, hai un cuore enorme. Questo è per te. Per me? Non dovevi disturbarti, grazie. Beh, spero che ti piaccia. Catalina deliziosa, mi piace molto. Grazie. Che cos'hai? Che ne avevo una uguale, un altro regalo. Ah. Grazie, davvero è splendida. Per me meriti questo e molto di più. Flor, vorrei parlarti di una cosa che ho visto oggi, è una cosa grave. Ragazzi, per la strada no! Ma non siamo neonati, Flor! Ragazzi!